Adesso apriamo una pagina di storia, lo facciamo grazie a questo romanzo, L'Ardito, che ci riporta ad oltre un secolo fa, ai tempi della Prima Guerra Mondiale, ed è qui con noi l'autore di questo libro, Roberto Roseano. Benvenuto all'Italia con voi. Eccolo qua. Cominciamo a capire innanzitutto, direi, chi erano questi arditi, perché non tutti sanno chi sono, chi erano. Purtroppo ancora troppo poche persone sanno chi erano gli arditi. Tecnicamente erano inquadrati nei reparti d'assalto, poi ardito era un termine così più familiare. Vennero costituiti intorno al 1917, quindi a guerra già piuttosto inoltrata, come soluzione allo stallo della guerra di trincea. Quindi il loro compito, sta anche nel nome, reparto d'assalto, era quello di assalire le trincee avversarie, le varie linee di trincee, e aprire la strada alla fanteria o ai bersaglieri o ad altre truppe che seguivano. Inizialmente erano tutti volontari, che provenivano dagli alpini, dai bersaglieri, dai fanti. Erano stati attratti con una serie di privilegi, che per l'epoca erano grandiosi, tipo non portare lo zaino, avere il rancio 2 volte al giorno, caldo, non stare in trincea, una paga più alta, licenze premio, quindi delle cose assolutamente allettanti. Peccato che c'era un rovescio della medaglia. Il rovescio della medaglia era quello di andare all'assalto col pugnale tra i denti, lanciando bombe a mano e quindi rischiando quella che all'epoca si chiamava la ghirba, cioè la pelle. Tant'è vero che questi volontari dovevano essere tutti celibi e questo doveva già insospettire i candidati. E a questo punto, prima di continuare la nostra chiacchierata, direi di rinfrescarci la memoria sulla Grande Guerra. Vediamo. Il 4 settembre, sul Carso, una poderosa azione di alleggerimento riporta gli austriaci sulle pendici dell'Armada. La mattina del 24 ottobre gli austriaci passano a loro volta all'attacco. Le loro armate sono state rafforzate con 8 divisioni tolte da altri fronti e con altre 7 sceltissime messe a disposizione dai tedeschi. Gli attaccanti travolgono le nostre linee a nord di Tolmino e per Caporetto minacciano alle spalle buona parte del fronte dell'Isonzo. La confusione e il disordine dilagano. Il 25 ottobre, il giorno dopo l'inizio dell'attacco, tutto il fronte è in crisi. Si impone la ritirata generale, pena l'accerchiamento delle nostre truppe. Il 28 i tedeschi entrano in Udine. Cadorna spera di fermarli sul tagliamento, ma qui nulla è predisposto. Si fanno saltare i ponti quando ancora molti reparti delle nostre truppe in ritirata non sono potuti passare. Non rimane che il Piave. Dietro il grande fiume Veneto si attestano i resti del nostro esercito, soltanto un quarto degli effettivi di 15 giorni prima. Ci sono stati 40.000 tra morti e feriti, 280.000 prigionieri, 350.000 sbandati. Cadorna è esonerato e sostituito dal generale Diaz. Francesi ed inglesi inviano d'urgenza aiuti in uomini e mezzi, e sul Piave, con un incredibile sforzo di volontà che sbalordisce lo stesso nemico, l'avanzata tedesca è bloccata. Roberto, tornando agli arditi, che insomma erano questo corpo speciale delle forze armate impegnate nella Prima Guerra Mondiale, quindi ebbero un ruolo molto importante, eppure sono stati dimenticati. Come mai questo oblio? Guarda, all'epoca, nel 1918, erano probabilmente le truppe più famose in Italia, tant'è vero che molte copertine della Domenica del Corriere, disegnate da Beltrame, erano dedicate all'impresa degli arditi. Tutti li conoscevano, tutti li invidiavano, il nemico li temeva molto, bastava vederli e alzavano le mani per arrendersi. Poi, al termine della guerra, in maniera probabilmente troppo, come dire, veloce, il Comando Supremo decise di sciogliere i reparti, ne tenne in vita solo qualcuno, ma diciamo che alla fine del 1920 gli ultimi reparti vennero sciolti. Perché? Da un lato perché erano dei grandi combattenti, gli arditi, ma avevano un concetto della disciplina tutta loro, erano un po' difficili da gestire e quindi, non essendoci più assalti da fare, tutti quei privilegi che gli erano stati dati non erano più giustificati, da un lato. Dall'altro, si temeva realmente di non essere in grado di controllarli, soprattutto in un periodo come quello del primo dopoguerra in cui c'erano delle tensioni molto forti nel paese e quindi si temeva che, facendo
forze politiche contrapposte potessero attirarli e crearne praticamente delle proprie truppe armate da utilizzare negli scontri di piazza. E quindi, diciamo, vennero sciolti e dispersi nel resto del paese e chiaramente poi, insomma, la memoria è andata via via, certo. Esatto, è andata via scemando. Per fortuna qualcuno, diciamo, ha mantenuto il ricordo. Ma quanti sono stati questi arditi e soprattutto quanti purtroppo hanno perso la vita in battaglia? Allora, gli arditi si stima che fossero dai 30 ai 35 mila su un totale però di oltre 5 milioni di uomini mobilitati, quindi erano proporzionalmente molto pochi. Quanti sono caduti? In realtà questo è frutto di un altro studio che ho fatto, che mi è durato più di un anno, anzi qui devo ringraziare un amico che si è dedicato lui a questa parte. Ne abbiamo trovati oltre 3.000, che su 30.000 fa più o meno il 10%. In realtà probabilmente sono di più, perché le statistiche non sono così precise, quindi stimiamo dal 10 al 12% del totale di quelli che hanno militato negli arditi. E poi lei ha fatto un sondaggio anche tra i suoi conoscenti e ha capito che nessuno conosceva gli arditi. Prima di iniziare a scrivere quel libro, sì, ho fatto un sondaggio chiedendo appunto, se ti dico la parola ardito, cosa ti viene in mente? Allora, si passava dal vuoto totale a un cognome. Qualcuno diceva, ma forse erano dei soldati? Ma no, forse erano delle popolazioni tipo, non so, i Vandali, i Visigoti. La cosa più divertente, obiettivamente, è stata quella di un'amica che mi ha detto, aspetta un attimo, arditi, ci sono Divina Commedia, Dante Alighieri, Girone degli Arditi, perché a quell'epoca essere arditi era peccaminoso. E questo è, come dire, l'applausi. Vedi, ma quindi lei ha scritto questo libro un po' per tenere viva, ma anche una tradizione familiare, non ho capito bene? Sì, esattamente, perché diciamo che dal punto di vista letterario il fatto di parlare di un corpo speciale, no, che all'epoca era famosissimo e che ha contribuito in maniera determinante a vincere, diciamo, quella guerra e a farla terminare, quindi dal punto di vista letterario era interessante sfruttare un argomento non, come dire, utilizzato da altri. Perché questo è il primo romanzo sugli arditi negli ultimi 70 anni. Assolutamente. Dall'altro perché effettivamente ci tenevo a ricordare la figura di mio nonno, che è stato uno dei primi volontari in questo corpo degli arditi. Quindi quando dicevo mio nonno era negli arditi, i miei amici dicevano chi sono, chi erano. Quindi questo romanzo, diciamo, nasce da una storia di famiglia, ma anche cresce così nelle librerie grazie a un premio. Ebbene sì. Beh, diciamo, la bella storia, la bella fiaba di questo racconto, insomma, di questo libro, è che inizialmente l'ho scritto soltanto per me, perché volevo, come dire, mettere assieme tutte le informazioni che avevo relativamente al nonno e relativamente agli arditi, e quindi l'ho fatto per me. Dopo però, man mano che crei l'opera, ti rendi conto che non è venuta male. Esatto, a qualcuno può interessare. Esatto, l'ho proposta a due gruppi di amici, amici specialisti di grande guerra, amici grandi lettori di testate, di romanzi, e questi mi hanno dato una risposta più che entusiastica, al che ho cominciato a presentarlo in giro e il cerchio man mano si è allargato, al che l'ho proposto anche a dei grossi editori, che mi hanno rimbalzato però. Non hanno neanche... Sì. A volte c'è un po' di miopia nel mondo delle editorie, no, diciamocelo. Ci sono tanti scrittori, no, che propongono cose. Quindi non... Ma io avevo detto, guardate che se andate, perché me lo sono autoprodotto, se guardate i commenti che ci sono su Amazon, no, di gente che l'ha acquistato, avevo molti più commenti di scrittori famosi. Quindi guardate che leggetelo e poi ditemi di no eventualmente. No, neanche quello. Qui sono andato avanti per non so quanto, finché ho deciso di darlo a un editore più piccolo ma specializzato in temi di grande guerra. E allora abbiamo partecipato al premio Acquistoria, che è considerato il premio più importante in Italia dal punto di vista dei romanzi storici e della divulgazione storica, e inaspettatamente sono andato in finale, e ancor più inaspettatamente ho ricevuto la telefonata del presidente della giuria che mi diceva: hai vinto tu. Rispetto a nomi molto più altisonanti, con case editrici molto più altisonanti, dove tipicamente in copertina del libro è scritto in grande il nome dell'autore e in piccolo il titolo. Nel mio caso invece era in grande il titolo e piccolo il nome dell'autore. L'autore. Beh, però insomma una bellissima però, storia. Una bellissima storia. Anche di speranza per coloro che insomma sono neofiti, sì, e non hanno mai ancora pubblicato, esatto, le loro opere. Senta Roberto, ma lei sta mantenendo viva ancora la tradizione degli arditi, anche per il rispetto
della sua famiglia? Assolutamente sì, nel senso che dopo questo libro ne ho scritti altri 4 e sto scrivendo adesso il seguito, altri 4 di natura completamente diversa, nel senso che uno è la raccolta di tutti i caduti e decorati degli arditi, cosa che storicamente in Italia nessuno aveva fatto, quindi diciamo, ho portato del valore aggiunto. Dopodiché sono stato contattato da una famiglia di una delle più famose medaglie d'oro degli arditi, che mi ha detto: il nonno aveva fatto un diario, te lo diamo, trasformalo in un libro. È stato per me un grandissimo onore, quindi ho fatto anche questo lavoro qua. Dopodiché ho fatto un altro libro dedicato al reparto di mio nonno di tipo storico, e dopo abbiamo fatto assieme ad altri autori, abbiamo parlato delle 20 medaglie d'oro degli arditi in termini romanzati, e adesso sto scrivendo in termini proprio romanzati il seguito di questo libro qua. E allora tornerà a raccontarcelo. Beh, spero, se mi invitate, io sono ben felice di raccontare a tutti gli italiani all'estero, perché un pezzo della nostra storia. Che molti durante la Grande Guerra, molti italiani dell'estero sono venuti a combattere in Italia. Si parla di oltre 300.000. Altri invece hanno combattuto negli eserciti, tipo negli Stati Uniti. Quindi insomma, ha un mercato anche estero, basta tradurlo, magari come facciamo noi con i nostri sottotitoli in spagnolo e in portoghese. Io saluto e ringrazio Roberto Roseano, tra pochissimo ci collegheremo via Skype con New York.